diciamo facciamo quella che si chiama la lezione frontale con l'ultimo intervento che è del sottoscritto. Chiaramente poi mi farebbe piacere sapere se quello che abbiamo detto ha stimolato delle riflessioni, delle domande, e quindi ci lasceremo qualche minuto per tutti quelli che vorranno intervenire. Ora, ecco, grazie. Quello che mi è stato chiesto è stato quello di dire sì, però domani mattina che cosa devo fare per mantenere, direi, a questo punto possiamo dire che ho già destinazione crocieristica. E allora io ho pensato, ma quello che si deve fare, oltre a tutto quello che è stato detto dai relatori prima di me, che è molto complesso, eccetera, però ci sono delle cose che abbiamo fatto insieme, in realtà. Vorrei fare una domanda: chi è che ha partecipato dei presenti a uno dei workshop che abbiamo fatto in maggio? Alzi la mano. Perfetto. Chi è venuto alla Borsa Locale del Turismo? Numero anche in questo caso. Ecco, quello che è la to-do list, come dice l'intervento, il cosa fare, alla fine è questo che avete già fatto. Semplicemente quello che avete già fatto deve essere un modo di lavorare abituale. Perché tutte le cose che abbiamo visto per far diventare Chioggia destinazione non solo crocieristica, sostenibile, aperta a tutte le opportunità che sono date dalle tecnologie e tutto quello che ci hanno raccontato i relatori, poi ha bisogno di una serie di cose che vanno fatte continuamente nell'arco dell'anno. Quindi cosa abbiamo fatto? Allora, l'analisi del mercato, avete visto l'intervento di professor Del Chiappa e quindi non ve lo ripeto, quindi è chiaro che tutto quello che è stato detto sulla consapevolezza di come funziona il mercato, l'analisi dei dati, tutto quello che vi è stato ricordato dai relatori è qualcosa di fondamentale per poter poi proseguire. Poi ci sono delle azioni che poi vi dettaglio, comunque focus group, workshop, borsa locale, ho messo la freccina, rete degli operatori, questo è un bel passo in avanti nell'organizzazione che sarebbe utile, ecco, noi non siamo arrivati fino a quel punto in questi mesi di lavoro, però penso che oggi abbiamo capito che è una cosa che si può mettere in agenda insieme a tutto il resto. Quindi cosa fare per affrontare non solo il turismo delle crociere a questo punto, qualsiasi tipo di turismo, quello che abbiamo fatto all'inizio, dei focus group dove ci siamo chiesti quali erano le caratteristiche del territorio sui punti di forza, sui punti di debolezza, tutto questo lavoro in confronto chiaramente a quello che arrivava dall'analisi, quindi le richieste che arrivavano dal mercato. Poi vi vedete, ci siete già, nel senso che noi poi abbiamo fatto i workshop che sono stati degli approfondimenti in cui ci siamo chiesti: ma se dobbiamo proporre ai croceristi la gastronomia, l'offerta culturale, i mestieri identitari, gli eventi, ecco, cosa veramente possiamo offrire? E chi ha partecipato sa che sono state delle discussioni intorno al tavolo. Devo dire che in questo senso la dotazione dell'autorità portuale ci ha permesso di fare una tavola rotonda di circa 40 persone, quindi non era banale, ecco, trovare un posto dato, ma per fortuna ce l'avevamo. Abbiamo fatto le nostre belle discussioni per definire quali potevano essere i contenuti di ciascuno di questi temi che avevamo individuato. Poi passo avanti, una volta che abbiamo detto sì, andiamo a proporre queste cose, ma il passaggio fondamentale è quello di chiedersi sì, ma il tema
senza un'azienda che offre servizio rimane teoria. E allora il passo successivo è stato la borsa locale del turismo clodiense. Avete sentito dal presidente della rete di imprese che anche per Montagne del Lago di Como è stato un passaggio fondamentale, cioè quello di dire: sì, vogliamo proporre la nostra gastronomia, ma chi è disponibile a modificare i propri comportamenti per accogliere quel tipo di turista? Io ricordo che nelle discussioni una cosa che per esempio scoraggiava alcuni operatori era il fatto della tempistica. Il crocierista, a margine di variabilità dell'appuntamento minimi, errori di un minuto, e molti operatori hanno detto: io non me la sento adesso di affrontare un turista che se ritardo di 5 minuti non lo trovo più. Ecco, alcuni invece hanno detto: no, io me la sento. E questo è anche un po' quello che uno deve accettare: non tutti sono pronti ad affrontare tutti i tipi di turismo. Noi abbiamo fatto il nostro approfondimento sul tema del crocierismo e abbiamo creato un percorso in cui quelli che sono venuti in workshop e quelli che hanno partecipato poi a questo momento di presentazione della propria azienda da far conoscere al mercato non erano gli stessi, erano un po' di meno, perché qualcuno non se l'è sentita, e io sono convinto che in futuro poi magari potrà entrare. E abbiamo creato il catalogo confidenziale dell'offerta. Perché confidenziale? Perché è un catalogo dove ogni azienda dice delle cose che sono assolutamente riservate, a parte i propri contatti, la propria offerta, il fatto quindi di essere originali rispetto anche ai propri colleghi, ma tutto viene presentato come un insieme da proporre poi a chi ne farà uso. Vediamo un po' di chi ne farà uso. In questo catalogo noi abbiamo quindi in questo momento la possibilità di offrire ai croceristi delle esperienze estremamente originali. Cos'è la cosa che a me colpisce di più di questo catalogo? Che sì, ci sono i punti di interesse, però la competizione sulla bellezza dei monumenti, purtroppo in Italia, è dura. Cioè essere unici, essere vincenti, puntando solamente sulla bellezza dei monumenti è complicato. Chioggia nei nostri workshop ha scelto di unire a questa bellezza tutto ciò che era la sua storia, i suoi mestieri, che non sono mestieri solamente quelli, diciamo, della Marcigliana, che sono mestieri raccontati, ma anche i mestieri di oggi: il pescatore, l'agricoltore, il mercato. Ecco, tutte queste cose sono entrate a far parte dell'offerta, e che, devo dire, abbiamo già avuto una prima esperienza col press tour che è stato fatto 10 giorni fa. Sono gli aspetti che forse rimangono di più, sono quelli che colpiscono di più la fantasia. E quindi a chi lo daremo questo catalogo? Con le attività di promozione e commercializzazione, che ovviamente in questo progetto dovete considerarlo tutto quanto un esperimento, tutto quanto un progetto pilota, si usa dire. Quindi si fermerà questo progetto, il mese prossimo faremo l'evento finale e si chiuderà il tutto, però l'abbiamo voluto portare fino alla conseguenza ultima di tutto questo percorso della trasformazione di Chioggia in destinazione crocieristica. E quindi io qui vi faccio vedere un esempio che è stato elaborato insieme agli operatori del turismo, insieme all'ufficio turistico, che da questo punto di vista ha fatto un preziosissimo lavoro anche di coordinamento dell'offerta. E questo è un programma che proporremo agli intermediari del turismo crocieristico,
che è un mercato un po' particolare. La crociera non si, come dire, non si vende al cliente finale, perché al cliente finale arriva un programma già deciso. Per poter far diventare Chioggia destinazione crocieristica, noi dobbiamo fare un passo prima e proporci a chi decide che cosa far fare i clienti, e quindi a quelli che sono gli intermediari locali delle grandi compagnie. E dobbiamo farci conoscere da loro, dobbiamo far capire cosa è in grado di offrire la città, facendola visitare, dandogli mano il catalogo dell'offerta. E tutto quello che abbiamo fatto in quella serie di attività che voi avete vissuto, che vi sto raccontando, ma che sono anche esperienza di molti dei presenti, è qualcosa che può essere ripetuto sul crocierismo, se si vuole migliorare sempre di più, arricchire sempre di più l'offerta, ma anche su qualsiasi altro prodotto turistico che questa città potrà decidere di sperimentare e su cui portarsi e andare verso il mercato.